Benvenuti a tutti e grazie di essere qua. Molti della vostra età, molti che sono qui oggi, proveranno a vincere una medaglia nel 2024 davanti alle loro famiglie, davanti al loro paese. E se non potreste gareggiare, vi farete dei selfie con i grandi campioni che ci saranno a Roma nel 2024. Io nel mio ufficio ho le foto dei militari che nel 60 fecero uno straordinario lavoro. E mandiamo un messaggio forte al Comitato Olimpico, a Losanna, anche ai nostri competitors. Noi vogliamo le Olimpiadi nel 2024 e lavoreremo giorno e notte per fare questo. Tutti insieme, tutti insieme. Tutti insieme vogliamo le Olimpiadi, diciamolo, tutti insieme. Vi prego, facciamo le Olimpiadi a Roma. Io voglio le Olimpiadi a Roma tutti insieme. Diciamolo tutti al Comitato Olimpico. Buonasera. Sì, le Olimpiadi di Roma nel 2024. Voi potreste fare i selfie con i giornalisti, potreste buonasera, e potreste o potreste? Non so. Poteste? Dipende da cosa vuol dire. Ma io non lo so. Ah, quello è un problema. Dico solo che dobbiamo portare avanti veramente questa grande sfida. Io ci credo molto. Certo, sì. Il 70% degli impianti sono già quasi tutti pronti. Ah, addirittura. Arrivo a dire che si potrebbe già fare l'inaugurazione domani. Ah, potrebbe inaugurare le Olimpiadi di Roma 2024 domani. No, io parlavo di Italia 90. No, ma se parlo adesso no. Manca ancora un 30% e poi abbiamo finito i lavori. Sì, però ecco, facciamo le Olimpiadi, vi prego, dai! Va bene, infatti, lasciamo perdere, ecco, Italia 90. No, perché, senta, Presidente Montezemolo, molti si chiedono, no? Ma Roma ha veramente bisogno di queste Olimpiadi? Guardi, Roma merita le Olimpiadi, sì. È una città bellissima. Vero, bellissima. Io l'ho sempre vista dall'elicottero. Vabbè, adesso... o dal terrazzo di Giulia Sofia, mi dicono che a piano terra è un po' caotica, un po' sì, un ma po' dall'elicottero sì. La vista è mozzafiato, guardi. Sì, sì, però persino tutti i candidati sindaci sono contrari a questa candidatura. Guardi, no? Cioè, tutti hanno... che le devo dire, la politica ragiona con la testa, ma certo. Io da sportivo ragiono col cuore, anche bello. Perché ho notato che se ragiono con la testa mi viene una fitta forte qui dietro. Va bene, quindi vado molto di cuore, vero. È meglio. Sì, va bene, mi creda, sarà una grande festa, ecco, per lo sport. Ecco, sì. Porteremo le discipline in tutte le grandi città italiane. Bello, Palermo, bello. Verona, Genova, Bali. Bari. Come ha detto, scusi? No, dico, sarà Bari, perché Bali è in Indonesia. Bari, sarà. Oddio, scusi un attimo. Ma no, ma non credo che debba verificare, la prego. Sergio? Sì, ma non telefoni. Ma tu lo adesso. Stadio dove lo stai costruendo, a Bali o a Bari? No, ma la prego. Come dici, parlano una lingua incomprensibile? No. Allora è giusto, è Bari. No, sì, non Bari. È vero, no. No, no, però... C'è il scusi, mi fa inquadrare il presidente Paparesta? Sì, ce l'abbiamo una telecamera, c'è il presidente Paparesta. Salutiamo. Presidente del Bari. Ecco. Guardi, era prima era un arbitro, era magro, l'ho visto adesso, era spesso vabbè, così. Comunque, complimenti. Si è mangiato Bari. Cosa, me lo squadrate per cortesia? Sì, vabbè, ma... siete troppo lenti, scusate, questa è la televisione di Cairo. No, non è vero, anzi, vuole dire qualcosa incomprensibile in barese? No, vabbè. Mi scusi, veramente. No, torniamo alle Olimpiadi. No, perché le Olimpiadi sì. Comportano investimenti molto elevati, No, ma noi sì. Dobbiamo distinguere tra impianti temporanei sì. E impianti permanenti. Guardi che c'è differenza, cioè, no, se, cosa... Saranno temporanei i palazzetti, sì. Le piste, gli spalti, sì. Mentre rimarranno sicuramente tutti i debiti permanenti. Ma come tutti i debiti? Sì, ho controllato, non si preoccupi, quelli rimangono permanenti. I debiti rimangono... Capisco il suo scetticismo, ma non è scetticismo, ma le assicuro, ho tutti i calcoli, li ho fatti. Ma è gravissimo però, scusi. Scusi, mi perdoni, no, i debiti non sono quella somma che si crea dopo il tuo lavoro. No, i debiti sono... No, ma non sono quella cifra che poi ti permette di diventare amministratore delegato in un'azienda. No, questa è una sua visione. Non facciamo confusione, ma no, ma la prego, non mi spinga di nuovo a ragionare con la testa e non col cuore. Sento già una fitta qua dietro, lasciamo perdere la fitta, ma è lei. Guardi dice... che se mi smonta il concetto di debito sì. Mi crollano 30 anni di carriera, ho capito, no, ma i debiti sono soldi persi. Ma persi da chi, scusi? Ma da chi? Io non ho perso niente, giusto? Ma non è lei che... Sergio! Ma non telefoni adesso. Ciao, ma noi, se le Olimpiadi vanno a puttane come Italia 90, sì. Perdiamo qualcosa? Sì, ecco, lasci stare, possiamo tornare agli investimenti. Guardi, l'ho già detto nelle altre interviste, sì. E anzi ci siamo tutti visti a Sulmona, sì. Butto cifra alla Carlona, vabbè, proprio per comunicare... Farei...
che abbiamo preventivato una spesa di 5 miliardi. 5 miliardi. Perché vogliamo che sia un'Olimpiade Lacoste. No, 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 scusa. Forse voleva dire low cost, basso cost. No, no, ma si è sbagliato. No, guardi. Ma si sarà sbagliato. Low cost. La prego, guardi. Low cost, a basso cost. Dai, la fitta. Sì. La fitta, guardi, no, che, se, fitta guardi che se a basso costo è un'imitazione, sa? Sì, ma non stiamo parlando di... Nell'etichetta originale c'è proprio scritto la cost, ma non low cost. Sì. Stia attento per cortesia, no, eh. Low cost non è una marca. Oddio, è una fitta. Ma non può avere una fitta. Ma... ma non telefoni sempre. Ciao, scusa, lei già comprate quelle 33 milioni di polo col coccodrillino per le Olimpiadi, no? Ma bene. No. Ma infatti mi sembrava strano che gli atleti servissero tutte ste magliette. Come dice, aspetta che glielo chiedo, scusi, che taglia porta? Ma non voglio... non... Le interessano 2 milioni di XL? No, non mi interessa, lasci perdere. No, cioè, niente. Poi mi scusi, ma io ho letto che le Olimpiadi costeranno 5 miliardi, però lei non ha contato le infrastrutture. Facciamo le Olimpiadi! Sì, facciamole, però non ha contato le infrastrutture, le spese per il turismo, la metropolitana, La? No, la prego, la metropolitana, tutte quelle opere che vanno fatte per... Ma cos'è la metropolitana? La metropolitana, la lei intende quella cosa tipo Italo che va sottoterra? Sì, sì, in qualche modo. Quel mezzo sì, assurdo sì. Che fa un rumore brutto e ma si riempie di poveri che suonano il violino? Ma non ci sono solo i poveri che suonano il violino. Quella città sotterranea che si raggiunge dalle buche coi gradini? Ma quali buche coi gradini? Le ho viste dall'elicottero di Roma, ci sono queste buche profonde coi gradini che portano alla città dei poveri. Ma non è la città dei poveri, ci sono. Sono quelle altre buche che hanno tanta ghiaia, grandi. Sì, no, ecco, quelle sono proprio le buche dell'asfalto. E quelle sono permanenti, giusto? No, ma infatti sarebbe giusto spendere i soldi delle Olimpiadi per un po' sistemarla la guardi, città. Guardi, no? Le Olimpiadi saranno un grande volano per l'economia del nostro paese. Sì, abbiamo calcolato addirittura che il Pilates nazionale salirà dello 0,4. Il Pilates nazionale cos'è? Lo so che voi giornalisti lo chiamate PIL per abbreviare. No, 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 si confonde. Allora, il PIL... No, ma... Vabbè, ma si sarà sbagliato. Facciamo le Olimpiadi, le facciamo, prego. Però facciamo lei deve sapere di cosa parla. Bisogna farle le Olimpiadi 2024. Sì, magari si faranno, però... Facciamole, la prego. Lei deve sapere di cosa parla. Il PIL non è il Pilates, è il prodotto interno lordo. Guardi, io memorizzo tutto quello che mi dice, però lo deve fare piano, ha capito? Ma non può non sapere cos'è. E Giulia non telefoni, Sofia, amore, scusami, telefoni. Devo darti una notizia terribile. Da quanto ho intuito non ci sarà un aumento del Pilates, lo so, sono mortificato. Lo so. Se vuoi posso darti 10 milioni di polo a maniche corte. Senta, Giulia, ma, Sofia. Scusi, allora, conti alla mano, queste Olimpiadi costeranno oltre 13 miliardi. Guardi, io non ho nemmeno capito ancora se questi soldi di cui mi sta parlando li dobbiamo dare o li dobbiamo ricevere. No, è quello che costa. Mi ha mandato a puttane tutto il discorso del dare ma a avere. Ma non gliel'ho mandato 13, 13 miliardi. L'ha finto dietro. Ma ha detto dei numeri solo, non è? Dei numeri. 13 miliardi. È più di 5, giusto? Ma certo, 13 è più di 5. Lì me la renda più fitta. Semplice, perché ormai veramente la fitta mi sta uccidendo. Ma basta con sta fitta. Converta la cifra in polo Lacoste. Ma la non prego. Devo farlo io. Allora, se... Giorgetto, scusami. Ma noi, precisamente, perché cazzo ci siamo infilati in questa cosa delle Olimpiadi? C'era da fare del grano, giusto? Sì. Ma pagare in euro o in polo? Senta, Montezemolo, allora, dica la verità. Lei non crede veramente in questo progetto, no? La vedo... Guardi, voglio essere sincero. Ecco, ne approfitto. Le Olimpiadi sono nel 2024. Esatto. Sì. All'inaugurazione avrò quasi 80 anni. Quindi... Io contavo di morire prima. No, 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 ma perché? Io punto tutto... No. Andrea Zalone. No, no. Vieni qua, Andrea Zalone, Andrea Zalone. Maurizio Crozza. Vieni qua. Fate un applauso, Andrea Zalone. Silvano Maurizio Crozza. Bene.